Buongiorno, partenza anticipata per Ferrara. Comunque abbiamo deciso di fare la conferenza stampa per darvi la possibilità di parlare con il mister. Cominciamo con Franco Segreto, Corriere dello Sport. Grazie. Buongiorno mister. Buongiorno, ciao. Senta, io ho notato che questa squadra, mano a mano durante le gare di campionato, di queste prime 9-10 gare di campionato, abbia perso un po' quella identità che stava cercando fino alla partita di Parma, anche il pari col Sud Tirol. Nelle ultime ho visto una squadra con poco carattere, questa è la mia impressione, poco coraggio, come se qualche giocatore volesse o avesse gettato la spugna. Detto questo, come pensa lei di tornare al Cosenza iniziale? E come pensa di modificare una fase avanzata che fin qua ha lasciato a desiderare, considerati i numeri dell'attacco? Grazie. Sì, allora noi sicuramente le ultime due partite, diciamo l'ultima partita e mezzo, perché vi ripeto quello che ho detto, il primo tempo di Genova per me con Genova è stato più che buono, e quindi ci riferiamo sempre alla partita di Reggio e la mezz'ora del secondo tempo, non siamo stati quelli che siamo stati le altre partite, però. È anche vero, ne parlavamo proprio in questi giorni, che in un percorso di già 10, diciamo dalla Coppa Italia, 10 partite, ci sta il fatto che per una partita e mezzo o quasi due non siamo stati quelli che sono stati le altre. È capitato a tutte le squadre, noi dobbiamo riprendere quell'identità che avevamo all'inizio, forse anche, vedi, è anche una squadra che molto probabilmente si esce dallo spartito che ha assimilato bene durante il ritiro, le prime periodi di campionato, si esce un po' da quello spartito, infatti è stato anche dibattito fra di noi le due punte trequartiste, andando fuori, quella era la mia idea, che uscendo da quello non è che il numero di attaccanti ti porta la maggior parte gol, quindi è una squadra che si rispecchia una precisa identità, a volte cercare di cambiarla con la buona fede di migliorarla si può rischiare di far peggio. Per quanto riguarda la fase offensiva, sappiamo che è quello su dove noi dobbiamo cercare di lavorare molto di più, anche se di fase offensiva ci si limita solamente sempre al numero dei gol fatti, che sono i dati che poi nel calcio contano. Quindi è una cosa che noi ci stiamo lavorando tanto, anche questa settimana stiamo cercando qualche soluzione ancora diversa per Ferrara. Per quanto riguarda, ti ripeto, dobbiamo tornare a essere quelli di due partite fa, che non è mesi fa. Quindi è capitato, se analizziamo tante squadre, è capitato a tutte di avere un periodo un po' di appannamento. Noi dobbiamo essere però sempre equilibrati e a cercare di anche sempre di capire chi abbiamo incontrato con molta serenità e ripartire con una prestazione a Ferrara degna delle altre fatte prima delle ultime due. Daniele Cianflone. Mister, quando collocato nel tempo il Cosenza ha smesso di avere quella connotazione che rispecchia poi il suo credo calcistico, cioè pressare alto, attaccare anche il portatore di palla avversario, avere più presenza di uomini nella metà campo avversaria? Quando è successo questa regressione, se così possiamo chiamarla, e se lei pensa che già da dopodomani, dalla partita di Ferrara, si può tornare a vedere quel Cosenza? Ma io penso è successo, cioè, se andiamo a parlare, è successo dalla partita con la Regina, cioè dove non siamo stati, anche per merito loro, non siamo stati capaci di portare tanti uomini di là, però io parlo come identità, poi ci sono anche le partite precedenti, ci sono delle fasi dove è normale che non puoi sempre pressare alto, ma anche le stesse altre squadre contro di noi, ci sono state partite dove commentavate che hanno proprio rinunciato a venirci a prendere, quello fa un po' parte del gioco della partita, però ti ripeto, abbiamo perso un po' più di identità nelle ultime due, questo sicuramente, perché si è cercato di trovare soluzioni diverse che molto probabilmente, se vanno fuori da quello che è il nostro DNA, da quello su cui abbiamo lavorato, si rischia a volte di fare anche peggio che meglio, però era anche giusto provare, perché siamo qua per trovare soluzioni, per migliorarci sempre di più. Pippo Gatto. Allora io volevo chiederle a proposito del morale della squadra, come, in che condizioni dopo le due sconfitte che ci stanno con due squadre, signore squadre, però magari come sono venute, hanno forse lasciato qualche segno, e poi un'indicazione su Sidibe. Sì. Che condizioni hai? Allora,
giusto. Allora, per quanto riguarda il morale, guarda, io avevo qualche paura della partita dopo il derby perso, perché però onestamente l'approccio col Genova per me è stato ottimo. Poi perdere in quel modo lì, dove negli ultimi 20 minuti, mezz'ora, non abbiamo reagito tantissimo, sicuramente non ci ha fatto bene. Però devo dire che hanno fatto una grandissima settimana, hanno lavorato veramente forte. Sono contento di come abbiamo lavorato, con l'intensità, perché a volte, sai, anche se fai due sconfitte, come hai detto tu, con due corazzate, sono sempre due sconfitte, ti può lasciare qualche strascico nei primi allenamenti. Invece sono andati a testa bassa, hanno caricato, vogliosi di ridare una prestazione ottimale. Per quanto riguarda Sidi, allora, Sidi vale, e il ragionamento abbiamo sempre fatto dall'inizio, anche un po' per Emily, per Cormi. È un giocatore che viene da un campionato primavera, e come ha avuto l'adattamento Nasti, come ha avuto l'adattamento anche lui, è così, sta molto meglio. Infatti queste ultime due settimane, se non mi sbaglio, l'avevo detto anche la settimana scorsa, l'avevo visto bene. Quindi penso che è arrivato anche lui a un processo che può essere pronto per essere utilizzato, se non dall'inizio, però in corsa. Però fa parte di quella tipologia di giocatori che noi abbiamo deciso di scegliere, di far crescere, di portare a come lo è stato per Nasti. Cioè, Nasti non l'abbiamo mai visto per un certo periodo, se ne parlava, e poi è già sceso in campo due volte senza nessun tipo di problema, e secondo me Sidi è giunto il momento che possa anche lui fare e incominciare il suo percorso nella categoria, perché ha dovuto adattarsi al tipo di lavoro, alle esigenze tattiche che casomai ci sono in una prima squadra, e quindi secondo me è pronto per un probabile esordio o spezzone di partita come è successo per gli altri. Ma è un giocatore che ho grande considerazione, per me anche nei due sottopunta, nei tre sottopunta che usiamo, è un giocatore tra le linee che secondo me ci può dare quella imprevedibilità che a volte non abbiamo avuto. Pietro Giorno. Sì, salve mister, due domande veloci. In settimana, e lo fa di rado, ha parlato il presidente Guarascio tramite il sito ufficiale. Come ha interpretato lei e la squadra le parole del presidente? E poi le volevo chiedere sul portiere se dopo tre o quattro prestazioni opache di Matosevic potrebbe scattare l'ora di Marson. Grazie. Allora, ora è normale che, come tutti i presidenti, io penso anche il presidente Guarascio, negli anni passati ci sono stati vari momenti dove il Cosenza veniva da più di una sconfitta, e quindi come succede a tutti i presidenti, succede che dopo due sconfitte è normale che voglia caricare anche i ragazzi, l'allenatore, ma fa parte ed è giustissimo vedere la propria squadra che, siccome si è sempre espressa secondo me a ottimi livelli prima di queste due partite, di cercare di rivedere quello spirito e quell'entusiasmo, quindi sicuramente presa da spro. Per quanto riguarda il portiere, io penso che, torniamo sempre, questi ragazzi hanno diritto di sbagliare. Io non esco da questa, non cambio la mia opinione, cioè quando hai ragazzi che giovani, ragazzi che incominciano un percorso di titolarità con tante più presenze in Serie B fatte di fila, l'errore può capitare. Quindi è quello che ho detto anche in settimana loro, noi abbiamo bisogno d'aiuto, di sostegno, perché se parliamo di un Buffon senza di un portiere che ha un percorso di una titolarità che viene da 30 anni, 20 anni, quelli che sono, un conto. A quei ragazzi che incominciano questo percorso gli va data la possibilità di poter sbagliare in serenità. Quindi Matosevic ha tutta la mia fiducia dell'ambiente, della squadra, e l'ambiente deve dargli fiducia, perché è un portiere che secondo me in prospettiva ha grandissimi margini di miglioramento e può diventare un portiere molto importante. Danilo Perri. Mister, buongiorno. Le volevo chiedere, riguardo al match di sabato con la SPAL, ecco, che partita dobbiamo attenderci? Perché anche diciamo, la squadra di De Rossi in questo periodo sta un po' avvertendo le stesse difficoltà del Cosenza. Da quattro partite non va a segno, in Coppa Italia contro il Genoa non ha mai calciato in porta, e anche con il Cittadella, seppur abbia giocato la seconda parte in superiorità numerica, alla fine del match ha calciato solo una volta nello specchio della porta. Ecco, volevo capire a questo proposito che partita sarà.
sicuramente sarà una classica partita di Serie B, perché poi è vero, ma poi se notiamo, ci vediamo tutte le partite, anche quelle che vediamo delle squadre avversarie, poi diciamo il canovaccio è sempre questo qua, cioè non è che ci... Anche la partita nostra col Genova sembra dovevamo subire chissà che cosa. Io ricordo l'ultima parata alla fine in contropiede di Matosi, non è che il Genova ci abbia mai tirato in porta, quindi non è mai semplice. Comunque noi veniamo anche, se analizziamo, noi nelle ultime, penso, 4 partite abbiamo fatto 5 gol su Tirol, i tre col Como e il gol di... col Genova, cioè non abbiamo segnato nelle ultime partite, noi non siamo andati a rete con, penso, nella partita di Reggio Calabria, quindi sarà una partita dove si incontrano due squadre che occupano quella posizione di metà classifica, e io penso che tutte e due la giocheremo per cercare di vincerla, perché potrebbe sicuramente dare soprattutto a noi ancora più spinta. Sarà una partita, secondo me, vivace, con ritmi alti, però quindi di due squadre che io sono convinto si affronteranno a viso aperto. Va bene così. Ah, Franco Segreto, ancora? Un attimo. No, noi tifosi. Volevo chiedere, mister, le condizioni di Vaissanen, e da quello che ha detto testé lei, mi pare di capire che il Cosenza tornerà alla difesa a 4 e tornerà alle origini. Ma questo vediamo, questo lo valutiamo. Vaissanen, anche lui la settimana scorsa ha fatto la prima settimana, e dopo 20 giorni di stop, quindi vederlo subito in campo era un po', appunto, dal punto di vista fisico, un azzardo. L'importante è che si sia risolto il problema di quella fratturina che ha avuto, ha fatto un'altra settimana, quindi penso che sarà sicuramente pronto per rientrare. Poi vedremo se schierarci di nuovo con la difesa 3-4. Abbiamo provato onestamente tutte e due le soluzioni, vediamo anche le notizie che possono arrivare da Ferrara, e in base a quello poi ci regoliamo. Danilo Perri. Mister, un'altra domanda, quanto sta pesando l'assenza di Florenzi, che era un po' l'agitatore del gioco della squadra, che da quel momento in poi, tra l'altro, ha cercato molto di meno anche l'uno contro uno, mentre in precedenza lo faceva di più, in questo momento forse anche complici anche i risultati, ora si sta vedendo sempre di meno il Cosenza che tenta il dribbling per creare la superiorità numerica. Sì, ma allora, lo abbiamo saputo, Florenzi ha quelle due caratteristiche che abbina la fase di non possesso alla fase di possesso, è quel giocatore che ci faceva da raccordo nelle due fasi. Abbiamo sempre detto che non abbiamo, che nel suo modo di essere è unico, però in alcune partite abbiamo trovato qualche altra alternativa, alcune volte l'ha fatto D'Urso, alcune volte l'ha fatto Merola, è normale che hanno caratteristiche diverse, quindi domani cercheremo di trovare altre soluzioni per porre rimedio a queste due fasi contemporanee. Ti ripeto, qualcosa verrà cambiato, e quindi cerchiamo di trovare sempre soluzioni, che poi è il mio compito, per riprendere quello che giustamente abbiamo detto tutti era l'identità di questa squadra viste fino a due partite fa. Osvaldo Morisco. Mister, non so se lei condivide le potenzialità inespresse del Cosenza. C'è una costante. Non è successo a Parma, è successo a Terni, è successo con il Bari, è successo con il Genoa. Sistematicamente gli avversari giocano sempre con un uomo in meno. Cioè in che senso? In che senso? Nel senso che la Cosenza costringe gli avversari a marcare duro e sistematicamente l'arbitro li butta fuori. Cioè, che noi rimaniamo in uomini meno? No, loro. Ah sì, no, loro. Bravo. No, ma è una considerazione giusta, perché, anzi, ottima, perché torna a quel concetto che abbiamo detto, che a parte forse l'ultima partita, le ultime due partite, le altre squadre hanno pensato tanto a difendersi con noi, e hai detto la cosa giustissima, noi ci sono stati tanti episodi che poi abbiamo visto ultimamente di altre partite dove c'era qualche calciatore che aveva meritato il rosso, mi riferisco alla partita col Bari, mi riferisco alla partita col Parma, di giocatori che non sono stati espulsi, forse perché anche questo nostro modo di giocare, di cercare di mettere tanti uomini in posizioni tra le linee, e qualche problema la squadra avversaria la crea. Poi è normale che ci vorrebbe anche la possibilità di sfruttare al meglio questa superiorità che in effetti in alcune partite abbiamo avuto. Sono d'accordo. Va bene così, grazie a tutti, grazie mister, a domani.